Veniamo alle notizie sportive con le ultime novità per quel che riguarda il calciomercato della Pescara. Per la difesa in arrivo il 34enne svincolato ex Benevento Alessandro Tuia, il neo DS del Pescara, Pasquale Foggia, lo conosce molto bene, lo ha preso dalla Salernitana, lo ha portato nell'estate del 2018 a Benevento, dove due anni dopo Tuia ha centrato la promozione in A. Ultima stagione alla Cremonese, appena 6 presenze in Serie B, cresciuto nella Lazio con un esordio in A nel 2009 contro la Juventus. Tuia ha collezionato oltre 150 presenze con la maglia della Salernitana, vincendo un torneo di C2 e un campionato di C1. Bene anche con il Lecce, promozione in A nel 2022, l'allora allenatore era l'ex biancazzurro Baroni, e 7 presenze nel massimo campionato. In totale in A 35 gettoni, di cui 27 con la maglia del Benevento. Nelle ultime 3 stagioni Tuia ha giocato poco, 35 presenze con Lecce e Cremonese, anche a causa di qualche problema di natura fisica. Per il 34enne difensore di Civita Castellana è pronto un biennale. Pescara sempre in pressing sullo svincolato Riccardo Improta, ex Benevento con trascorsi da giovanissimo nel Lanciano, 31 anni da compiere, giocatore molto duttile, esterno offensivo nel 4-2-3-1 ma anche terzino nel 4-3-3, utilizzabile anche da mezzala. Bisognerà trovare la quadra sull'ingaggio, ma c'è la volontà del calciatore di trasferirsi a Pescara, dove ritroverebbe Pasquale Foggia, suo DS nel Benevento. Non c'è ancora l'ufficialità per il passaggio di Cuppone al Cerignola, malgrado l'intesa totale tra le parti, la definitiva fumata bianca attesa nella giornata di oggi.